Youtuber, ciao! Eccoci qui a settembre per nuove ed emozionanti avventure. Oggi vorrei tornare un pochino a Lightroom e soprattutto al modulo base. Perché mi concentro ancora sul modulo base? Perché l'altra volta abbiamo toccato principalmente luci e ombre, ma in realtà ci sono un sacco di altri aspetti del modulo base. È vero che negli altri moduli c'è il color grading e tutta un'altra serie di cose che possono aiutare o aggiustare la nostra fotografia, ma credetemi che nel modulo base ci sono tutti gli strumenti che ci servono per far uscire tantissimo e risaltare al meglio le nostre fotografie. Andiamo a vedere, immergiamoci nel modulo base di Lightroom. Allora, come sempre, ovviamente da libreria passiamo al nostro modulo di sviluppo. E qui abbiamo quello che è il nostro modulo base, vedete, qui ci sono tutti i moduli con le freccette esattamente come Windows, insomma funziona proprio che si aprono con il menu a tendina, e abbiamo il nostro menu base. All'interno del menu base, come vi avevo già fatto vedere, c'è questo che ci serve sia per ritagliare nel caso volessimo ricentrare la nostra foto, sia utilizzando la bolla o la livella raddrizzare la nostra foto. Chiaramente raddrizzandola cambieranno anche i margini perché avviene una sorta di ritaglio automatico. Quello che vorrei farvi vedere oggi è proprio tutte le regolazioni del modulo base, che sono queste. Ora vorrei farvi vedere velocemente un piccolo ripasso di quello che vi avevo già detto nel primo video che ho fatto di Lightroom sul modulo base. Comunque ve lo lascio qui come suggerimento e anche nel box in descrizione il link. Abbiamo la temperatura colore, che ovviamente è la stessa regolazione che si fa in camera, ma nel caso ce ne siamo dimenticati o nel caso vogliamo correggerla o perché da un punto di vista estetico lo preferiamo più caldo o più freddo, abbiamo questa regolazione che, come vedete, raffredda i toni e scalda i toni. Dopodiché abbiamo chiaramente l'esposizione, che regola se abbiamo fatto una foto sottoesposta o sovraesposta di poco, possiamo andare a gestirla e a correggerla un pochino. Come vedete, questa foto è un JPEG. Queste sono foto che ho fatto in ferie, utilizzavo il JPEG sulla Canon M50. Questo perché i RAW sono veramente sono ancora tuttora tanto pesanti, ma io allora l'avevo appena comprata e le mie schede SD tenevano poco, ero in ferie e non avevo voglia di comprarne di nuove, per cui ho scattato in JPEG. Chiaramente voi sapete che se il file è RAW e ci sono degli errori all'interno della fotografia o dei dettagli che volete recuperare, con il RAW lo fate benissimo, ma comunque anche i JPEG, chiaramente se la foto è scattata bene in partenza i problemi sussistono decisamente meno. Comunque, poi abbiamo appunto la regolazione del contrasto, che aumenta il contrasto e toglie il contrasto, luci, ombre, bianchi e neri. Cosa vuol dire? Aumento delle luci, abbasso le luci, vedete abbassando le luci come escono qua tutte le nuvole. Abbiamo le ombre, che se apriamo le ombre, ecco qui che si vedono tutti i dettagli dei sassi. I bianchi, perché quindi alza solo tutte quelle che sono le parti bianche della fotografia. E i neri, che quindi apre o chiude, si dice così. Cosa possiamo fare con luci, ombre, bianchi e neri? In realtà possiamo fare moltissime cose. Quello che però vorrei farvi vedere, ne ho fatto un piccolo video su TikTok, come può cambiare moltissimo una foto con quello che io chiamo il trucco Scott Kelby. Perché io ve lo consiglio nel caso. Scott Kelby ha fatto un libro bellissimo su Lightroom. Ve lo faccio vedere, aspettatemi un attimo. Eccomi di ritorno. Questo è il manuale di Scott Kelby, credo che abbia anche diversi anni, infatti è Lightroom 5, per cui sì, ha diversi anni, ma in realtà poi insomma non è che cambia. Lui spiega molto bene quella che è una delle cose più complicate di Lightroom, secondo me, che è il suo utilizzo come archiviazione foto, quindi tutta la sua libreria, più che il modulo sviluppo, perché Lightroom di fatto nasce più come appunto una libreria per archiviare le foto in una maniera intelligente, ed è veramente vastissima e non così semplice, ma lui la spiega veramente molto bene. L'altra cosa che fa è spiegare molto bene il modulo sviluppo, lo fa anche in un modo semplice, chiaro, uno ha il manuale sotto mano e, come ho fatto io almeno, ho fatto così, leggevo e rifacevo, perché altrimenti. E lui praticamente ci svela un trucchetto di luci, ombre, bianchi e neri per far risaltare
alcune foto. Usatelo con parsimonia, non usatelo esattamente come vi viene spiegato, cioè come ve lo spiegherò io adesso, perché ogni foto va corretta in una maniera chiaramente diversa. Andiamo a vedere. Io ho questa foto scattata tanti anni fa a Berlino. È un file DNG, ma è la stessa cosa di un RAW, è solo che pesa meno. Non vi sto a spiegare questi tecnicismi, voi non vi preoccupate di che tipo di file ho io. Voi utilizzate il vostro JPEG se non volete usare il RAW, e se invece riuscite a usare il RAW, meglio usate il RAW. Poi se volete entrare nel dettaglio spiegherò in un altro video la differenza, come si riesce a recuperare meglio un RAW e a sviluppare meglio un RAW piuttosto di un JPEG. Io, il mio consiglio è sempre quello di scattare in RAW, ma viva Dio, non diventate matti, se volete scattare in JPEG, scattate in JPEG. Allora, lui dice, abbassiamo tutte le luci, ok? Quindi cosa succede abbassando le luci? Che vedete, recupero tutte le parti con le alte luci. A questo punto apro tutte le ombre, quindi recupero tutte quelle cose, che tutti quei dettagli che sono nell'ombra. Dopodiché alzo moltissimo i bianchi e guardate cosa succede, e chiudo al massimo, lui dice proprio di farlo al massimo, i neri. Voi capite che questa foto qui non può andare bene così, perché è terribile, però sempre, ve lo dico quasi sempre, 99,9% andrà corretta la saturazione. Quindi andiamo qui sul modulo sempre base, c'è saturazione, e la abbassiamo fino a renderla, cioè, meno inverosimile, diciamo così, meno in questo caso limone perché c'è il giallo, ma è veramente troppo satura. In questo caso per me non va bene. Io cosa devo fare? Devo semplicemente aggiustare i bianchi, che secondo me sono troppo alti, probabilmente anche un po' i neri, che secondo me sono troppo scuri. Io diminuisco un po' i neri, diminuisco un po' i bianchi, ma comunque lascio luci e ombre così, vado solo un pochino a correggere determinate cose. Io abbasserei ancora un pochino i bianchi, vediamo un attimo, e anche i neri li farei un tantino meno neri, un pochino di più i bianchi, nel caso potete aggiungere vividezza, ok? Questa è molto gialla perché chiaramente erano le luci, volendo potete correggere, vedete com'è. In realtà può starci perché dà una sensazione di calore all'interno del negozio, però se non vi piace, vedete, in questo caso veramente appena appena scendo un pochino e già diventa meno gialla. Ma voi guardate già le due foto come sono veramente completamente diverse. C'è una nitidezza, i particolari, i dettagli sono tutti molto più intensi. La foto è in inglese, dicono, ecco, in italiano si potrebbe tradurre con si dà un pochino una spintarella. Questa cosa funziona secondo me molto bene nella fotografia notturna, quando appunto ci sono questi giochi di luce e ombre. Guardate che non abbiamo toccato niente, non abbiamo toccato nitidezza, chiarezza, texture, tutte le cose che ci sono lì, i colori, il contrasto. Abbiamo semplicemente utilizzato le luci e le ombre e corretto la saturazione. Vedete come cambia? Però proviamo ad esempio ad andare a vedere altre foto. Vediamo, adesso le cerco un attimo, dovrebbe essere qua. Eccola qui, questa ad esempio. Proviamo questa, sono tutte foto notturne. Proviamo a fare la stessa cosa con questa foto qui. Abbasso tutte le luci, apro le ombre, apro i bianchi e chiudo i neri. Vedete che è bruttissima. Cioè, così secondo me è terribile. Quando vi dico che non funziona su tutto. In questo caso, ad esempio, se noi torniamo come era prima, per tornare come prima basta andare semplicemente qui, avete la vostra storia, vedete qui c'è il modulo con i predefiniti eccetera, ma quello ribadiamo una cosa alla volta. Perché? Perché se io abbasso, cioè di luci qui non è che ce ne siano tantissime, cioè se io abbasso le luci, semplicemente questa scia diventa un più nitida e meno meno ampia, diciamo, come in questo caso, ma non è che così vada male dal mio punto di vista. Allora, però, seguendo un po' lo stesso ragionamento, potremmo decidere di
aprire ad esempio le ombre per far uscire un pochino di più i dettagli. Potremmo decidere di aumentare i bianchi, perché così andiamo ad aumentare il contrasto, abbassare i neri, ok? Come sempre, facendo tutto questo, la saturazione si alza tantissimo. Se volete abbassiamo un po' le luci, ma dal mio punto di vista le luci possono andare bene così, togliamo un po' di saturazione. Quindi vedete come anche in questo caso bastano le correzioni luci, ombre, bianchi e neri, guardate come escono moltissimo tutti, io lo faccio con il dito ma voi non lo vedete, vedete come escono moltissimo tutti i dettagli. Chiaramente potete anche provare ad esagerare. Ok, ecco qui che abbassiamo un po' le luci, abbassiamo di nuovo la saturazione, ecco qui che abbiamo dato di nuovo una spintarella a questa foto. Poi la quantità, il quanto spingerla, questo dipende ovviamente da voi, però l'importante è conoscere lo strumento e poi utilizzarlo come più ci piace. Ora torniamo alle nostre foto di paesaggio. Abbiamo questo automatico che sostanzialmente è il classico pulsante automatico che avete anche all'interno del vostro telefono nella sezione modifica delle foto e che in qualsiasi software c'è, aggiusta in automatico. Cosa fa l'automatico? Aggiusta la foto secondo il suo criterio, secondo il criterio del software, cioè di chi ha inserito i parametri all'interno del software. Quindi sarà diverso da software a software. Lightroom farà un certo tipo di applicazione, l'iPhone ne farà un'altra, il Samsung ne farà un'altra e tutte le varie applicazioni tipo Snapshot, piuttosto che non mi ricordo quali altre sono, o InShot o un sacco di altre applicazioni per la modifica foto, faranno in maniera diversa. Una persona su TikTok mi ha scritto: meglio usare l'automatico, che le regolazioni sono sicuramente migliori che non fatte in manuale. Ma assolutamente no, proprio no, non è così. Non è così perché uno, appunto, dipende da chi ha inserito i parametri nel software e decide che cosa va alzato e cosa va abbassato, quindi come sistemare le ombre, come sistemare le luci, eccetera eccetera. E soprattutto è una valutazione che fa il software, la foto è vostra, siete voi che dovete decidere come la volete questa benedetta foto. Se vi piacciono le foto tutte senza contrasto, poco sature, molto chiare, il software non vi farà mai una foto del genere. Se invece vi piacciono aspetti un pochino più cupi o vi piace molto risalto, cioè ci sono un milione di regolazioni diverse che voi potete fare all'interno della vostra foto che il software non farà, perché non sa il software cosa piace a voi. Il software decide che, ad esempio, secondo me i Samsung, da quello che ho visto, tendono a applicare già una correzione alle foto nel momento in cui le scattate. Ma cosa fanno? Molta nitidezza, molto contrasto, molta vividezza e molta saturazione. Ma a me quella foto non piace, cioè, è ok, è d'impatto, può andare bene per certe foto fatte in vacanza con gli amici, ma ci sono altri tipi di foto per cui quello tipo di regolazione non funziona. Proviamo ad esempio ad andare a vedere cosa fa Lightroom. Se io in questa foto gli dico di fare automatico, come vedete lui mi mantiene la foto praticamente identica, secondo me, per cui fa un'ottima regolazione automatica Lightroom, perché non esagera. Cosa fa però? Andiamo a vedere che cosa ha fatto. Ha aumentato il contrasto, perché voi quando applicate automatico ovviamente lui vi fa vedere che regolazioni ha applicato. Ha abbassato le luci, alzato le ombre, aumentato i bianchi e abbassato leggermente i neri. Dopodiché cosa fa? Aumenta la vividezza, perché qui manca vividezza. Va bene questa foto così? Secondo me sì, ma io potrei decidere che così a me non piace. Posso utilizzare questa come base di partenza, ad esempio. Potrei dire che io vorrei le luci un po' più basse e i neri molto, 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 molto più chiusi. A me potrei decidere di aumentare i bianchi, anche per non andare troppo a... e aumentare la vividezza. Perché a me piace una foto intensa e sparata. Voi capite che è tutto estremamente soggettivo. A me, ad esempio, piace di più così.
rispetto a come l'ha fatta Lightroom. A me piacciono molto i neri intensi, ad esempio. Abbasso poi la saturazione perché non mi piace l'effetto così un po' cartolina con la saturazione a palla, in questo caso la vividezza. Per cui io preferisco magari desaturarla un pochino. Ma mi piacciono molto, vedete, i neri, addirittura li chiuderei ancora di più, i neri così intensi. A me piace di più così, ma è la mia regolazione, non è quella di Lightroom. E ripeto, quella di Lightroom è fatta veramente bene. Comunque, l'automatico va bene, sì e no, come base di partenza, ma non va bene in tutte le foto. Ora, che abbiamo sviscerato le luci e le ombre, che sono delle regolazioni fantastiche, ripeto, già con quelle cambiate completamente l'aspetto della vostra foto, nel senso che la migliorate. Volendo potete anche cambiare completamente l'aspetto della vostra foto. È lecito, la foto è vostra, potete farne quello che volete. Andiamo adesso a vedere la texture, la chiarezza e la rimozione foschia. Allora, la prima che vi vorrei far vedere è la rimozione foschia. Andiamo sempre nei nostri paesaggi, se li trovo, eccoli qua. Andiamo sempre sul nostro Le Mont Saint-Michel, torniamo a come era prima. Se noi rimuoviamo, andiamo solo a rimuovere la foschia. A sinistra voi aumentate la foschia e quindi vedete come tutto ovviamente diventa bianco, ma a destra guardate le regolazioni che ho fatto prima, luci, ombre, eccetera, sono molto simili e ovviamente poi andranno più nel dettaglio, ma guardate già con la rimozione della foschia quanto è completamente di, guardate la meraviglia del cielo, come esce. Sempre dipende da quello che volete ottenere voi dalla vostra foto, perché a voi può piacere invece così poco contrastata. Qui a questo punto noi potremmo decidere di aumentare un po' l'esposizione perché la rimozione foschia tende a chiudere. Potremmo aprire le ombre, che così la parte qua mi esce un pochino e chiudere un pochino i neri. Non è stravolta questa foto, non è completamente diversa, fasulla, però vedete come risalta e risalta molto perché è un paesaggio, no? Tutti i paesaggi quasi sempre guadagneranno moltissimo dalla rimozione foschia. Vedete? Perché i colori diventano intensi, i dettagli. Possiamo come sempre decidere di schiarirle aprendo un po' le ombre. Insomma, possiamo fare mille regolazioni, ma sempre tutte e solo nel modulo base. Dopodiché abbiamo chiaramente la vividezza e la saturazione. Cosa cambia? La saturazione satura i colori, cioè aggiunge, vedete, aggiunge colore. Ovunque nelle particolari del colore legge aggiunge il blu, aggiunge il violetto, il verde, il giallo, cioè proprio carica i colori. La vividezza invece li rende semplicemente più vividi, più vivaci, diciamo. È chiaro che poi il risultato al massimo è sempre terribile, però il mio consiglio è quello di non abusare della saturazione e di utilizzare piuttosto la vividezza, aumentandola un pochino. Piccolo tips, trucchetto, consiglio che anch'io ho scoperto sia continuando ad utilizzare i software per editare le foto e sia facendo guardando tanti 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 video su YouTube. L'occhio si abitua tantissimo a quello che state guardando. Basta poco. Se ci rimanete tanto su una foto, a un certo punto voi non capirete più qual era la regolazione giusta. Non perdeteci troppo tempo. Cercate di, all'inizio ci perderete tempo perché dovrete cercare di imparare. Però, per farvi un esempio, se io aggiungo la vividezza, ok, fino a qua, e io continuo a guardare questa foto, voi continuate a guardarla e penso, guarda che bella, le nuvole, eccetera, e poi tolgo improvvisamente la vividezza, voi vi rendete conto di come già tutti dice, che scialba, questi fiori sono senza colore, com'è senza tono? Si tende un po' a perdere attenzione, per quello secondo me a volte online, su Instagram o su Facebook o proprio in internet in genere, vediamo delle foto che ci appaiono un tantino troppo cariche, perché probabilmente la persona ha perso la misura perché si è abituato, l'occhio veramente
crea una dipendenza. L'altra regolazione che crea una fortissima dipendenza è la chiarezza. Andiamo a parlare della chiarezza. La chiarezza si presta bene con questa foto. Vado ad aumentare la chiarezza. Ok, l'aumento più 5, più 10, più 15. Quasi tutti consigliano di non superare il più 15 di chiarezza, perché veramente se no si incorre in un effetto che non è bellissimo. Ora voi continuate a guardarla. Mi raccomando, continuate a guardarla. Io vado ad aumentare la chiarezza e voi continuate a guardare la foto. Continuo ad aumentare la chiarezza e voi continuate a guardare la foto. E pensate che sta diventando sempre più bella questa foto, perché cominciate a vedere tutti i particolari del pelo. Se io la porto a più 100, comunque a un certo punto noi pensiamo, ok, forse è un po' troppo, perché veramente è tutto chiaro, è tutto nitido, è tutto... Però voi continuate a guardarla per un po', continuiamo a guardarla per un po'. Adesso proviamo a tornare allo stato iniziale di questa foto. Terribile. Noi diciamo, ma è orribile, è scialba, non si vede niente, non c'è dettaglio, non c'è nulla. Questa è l'assuefazione, l'occhio si abitua e noi tendiamo ad avere una assuefazione. Per quello vi dico, ponetevi dei limiti per non esagerare. Più 15 è un buon limite. In questo caso possiamo anche andare a più 20 per il cane? Secondo me sì. Voi direte sì, però non risalta. Ma noi a questo punto, per far risaltare il pelo, usiamo la texture, che è una nuova regolazione che ha messo Lightroom da un po', perché prima nei Lightroom precedenti non c'era, e infatti dipende da che versione avete, non so se ce l'avete, ma è fantastica, che è proprio fa risaltare la texture appunto di quello che può essere il pelo, il tessuto, i capelli. Se noi andiamo ad aumentare, vedete che fa in un certo senso l'effetto della chiarezza, quindi tutto diventa estremamente nitido, ma non dà lo stesso effetto della chiarezza. Allora facciamo una prova, vediamo. Allora mettiamo la chiarezza al massimo, che è questa. Mettiamo la texture al massimo. Ok, questa è la texture, questa è la chiarezza. Questa è la texture, questa è la chiarezza. Vedete che è proprio diversa. Ora qui secondo me in questi casi sarebbe opportuno utilizzare il pennello selettivo, ma io non vi voglio confondere aggiungendo cose, cioè cerchiamo di capire bene che cosa fanno le funzioni del modulo base. Attenzione alla texture però, e adesso vi faccio vedere perché. Prendiamo una foto di un volto, il mio. Se voi andate, però prendiamo questa che si vede meglio. Se voi andate ad aumentare la texture, la grana della pelle diventerà bruttissima. Cioè non risalta sicuramente, perché anzi la pelle è più bella senza una texture esagerata, perché chiaramente la texture ci va ad aumentare i dettagli. Viceversa invece, se tipo noi andiamo qua, vedete tutti questi difetti, se noi diminuiamo la texture vedete la pelle meravigliosa. Quindi la texture è perfetta se diminuita per rendere la pelle più bella. Ovviamente, viva Dio, non così, perché sembra cioè veramente fasullissima, vi prego, non così. Ad esempio, a me piacerebbe la texture sia per i capelli che per il maglione. Ecco perché in questo caso ci vorrebbe il pennello selettivo, che però vi faccio vedere un'altra volta. Ribadisco, gusti personali, io non sono qui per dirvi come dovete andare a regolare la vostra foto, è la vostra foto. Io sono qui per farvi capire come funzionano le regolazioni del modello base di Lightroom e quali cose si possono ottenere. Poi, come le regolate, quello è tutto a far vostro. Ecco qua, io ho concluso il modulo base, dico ben concluso perché spero di non essere andata avanti troppo ad annoiarvi, perché mi rendo conto che effettivamente magari può essere difficile da seguire, però volevo veramente farvi capire e vedere tutto quello che ci può essere all'interno del modulo base di Lightroom. Spero che vi sia stato utile, io vi saluto al prossimo video in cui parlerò
Credo, sì, questo venerdì vorrei parlarvi di appunto RAW e JPEG e farvi vedere qual è la differenza quando poi andiamo ad editarle tra un file RAW e un file JPEG. Ciao, buona settimana!